Presidente, si può ipotizzare una sorta di compromesso storico europeista e antipopulista nel caso la sinistra non dovesse vincere in Senato, quindi un'alleanza anche con voi dal terzo polo? No, l'espressione compromesso storico risale a un'epoca ormai preistorica. Diciamo in modo più diretto che noi ovviamente, noi Futuro e Libertà, l'UDC, la lista Monti, speriamo di avere la maggioranza tanto alla Camera quanto al Senato. Se ciò non dovesse essere, ci confronteremo alla Camera e al Senato con tutti i riformisti, ovunque essi siano. Non ha più senso la contrapposizione del passato, tutti con Berlusconi o tutti contro Berlusconi. Facciamo una competizione sulle cose da fare.